Amici di Swimming Channel, bentrovati da Corrado Sorrentino. Siamo di nuovo qui per proporvi una delle anomale interviste di questa fenomenale redazione giornalistica. Non è vero, sto scherzando. Oggi ho il piacerissimo di proporvi un'intervista con una ragazza che io personalmente stimo tantissimo e che quest'anno, nell'anno olimpico, si sta giocando il tutto per tutto e si è trasferita in Turchia. Do il benvenuto a Martina De Memme. Ciao Martina, come stai? Ciao, per me è un onore essere intervistata da Swimming Channel e grazie per i complimenti. Io sto bene, sono un po' affaticata perché sono appena uscita dall'allenamento, però qua procede tutto per il meglio. E io sono sicuro che tu sei molto stanca, perché a proposito di Turchia, l'allenatore al quale ti sei riaffidata ancora una volta si chiama Corrado Rosso. E sappiamo tutti benissimo che Corrado è, insomma, un allenatore abbastanza assassino, che non bada alle chiacchiere ma bada al sodo. E mi chiedo come mai questa scelta. Tutti vanno nei paesi, diciamo, più popolari, Stati Uniti, Australia, o comunque cercano alloggi molto più popolari. Tu invece hai cercato la Turchia, immaginiamo che sia per via di Corrado. Esatto, Corrado non vada a chiacchiere ma va dritto al sodo. E la mia scelta di venire in Turchia, hai ragione, non è un posto particolarmente popolare come America e Spagna, però la mia scelta è stata dovuta solo al fatto di tornarmi a allenare con Corrado. Non mi interessava dove, come, quando e perché. Ero determinata a tornare a allenarmi con Corrado, che sa come spronarmi a fare meglio, e quindi mi sono trasferita qua giù in Turchia. Non, naturalmente non dico che sia facile stare in un posto come questo, con una cultura decisamente diversa da quella europea a cui siamo abituati noi, però ci si abitua, ecco. Insomma, il mio obiettivo è nuotare, quindi mi adatto a tutto, effettivamente. E niente, sono contenta di aver fatto questa scelta, e Corrado è tosto. Io con moltissimo piacere sto ammirando la tua determinazione. Hai fatto una descrizione, un sunto di qual è la situazione reale, cioè la Turchia non è per niente un paese popolare. Culture diverse, come hai detto tu. Peraltro la colonia italiana a quanto pare si sta allargando, perché il primo ad andarci è stato Stefano Nurra, che sicuramente ogni tanto vedrai per fare le analisi video. Poi c'è stato Corrado, adesso ci sei tu. Chissà che non arrivi qualche altro nuotatore. Che cosa ti aspetti da questa stagione? È l'anno olimpico, immaginiamo che tu sia andata lì per Corrado, ma con uno scopo ben preciso. Qual è? No, ti devo correggere. Il primo ad arrivare è stato Corrado, poi è arrivato Stefano Nurra e l'ultimo arrivato italiano, tra virgolette, è l'ex allenatore di Luca Marin. Comunque sì, ogni tanto incontro Stefano, è sempre un piacere perché mi dà degli ottimi consigli su partenze, che sono una cosa pessima, e sulle virate. E da questo anno naturalmente mi aspetto tanto, e i sacrifici sono tanti, perché comunque stare qua giù da sola, fra virgolette, perché non sono sola, però comunque lontana dalla famiglia e da tutto e da tutti, dalla mia città, dalle mie abitudini, da tante cose, è difficile. E dice che sia lecito sognare, il sogno più grande sarebbe qualificarmi per Rio in una gara individuale.
però non si sa mai. Già qualificarsi per Rio in qualsiasi cosa andrebbe bene, quindi incrocio le dita e vedremo cosa succederà. Ecco, a dimostrazione che Swimming Channel non è una cosa seria, mi hai appunto corretto sulla sequenza degli arrivi in Turchia. Mi fa molto piacere che tu sia preparata, chissà che in un futuro prossimo, dopo la carriera sportiva, tu non abbia voglia di buttarti nella mischia come ha fatto questo fallito. Il sogno olimpico, giustamente... Il tuo è un sogno più che lecito, perché penso che sia la massima aspirazione che un atleta possa avere per qualsiasi sport. La concorrenza è molto agguerrita nella staffetta, ma è molto bello vedere che tu ambisci ad un ruolo individuale. Presumo che siano i 400 stile, gli 800 stile, ma perché no, i 200 e soprattutto quella 4x200 stile libero, che continua sempre inevitabilmente a regalare molte soddisfazioni. Su che cosa punti in particolare nelle gare individuali? Nelle gare individuali punto su 400 e 800, come hai già anticipato te. E naturalmente, come ho sempre detto, la mia preferita sono i 400, però ultimamente ho cominciato a nuotare discretamente anche gli 800, sono tornata a nuotare discretamente anche gli 800, che dopo la finale di Barcellona sono stati un brutto groppo da buttare giù, perché erano uno scoglio difficile da superare, perché comunque li avevo nuotati appunto in una finale mondiale con un tempo pazzesco, e ora piano piano ho ricominciato a nuotarli e effettivamente mi sento bene anche su quella distanza. E naturalmente la 4x2 mi piacerebbe rinuotarla, perché già l'ho nuotata e è un'esperienza fantastica, una staffetta. Però la gara individuale è la gara individuale. Guarda, davvero non ti prendo in giro se ti dico che questa è una delle più belle interviste che abbia mai fatto, nel senso che è bello sentire la chiarezza dei tuoi contenuti, la determinazione dei tuoi intenti. Non ci siamo mai incontrati troppo in vasca, ma ho sempre pensato che tu fossi una tosta, e un giorno ti notai un po' triste. Era Viareggio, era un Gran Premio d'Italia, ti notai un po' così e mi venne spontaneo dirti di ricordarti che tu sei Martina De Memme, una vincente, e io sono sicuro che tirerai fuori le unghie per ottenere quello che stai cercando. Io, detto questo, ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità. Mi è piaciuto un casino questa intervista, spero di poterne fare altre, e perché no, magari potrebbe essere proprio Swimming Channel il tuo veicolo promozionale, o meglio il tuo addetto stampa, mettiamola così. Ti ringrazio ancora, un abbraccio fortissimo da Cagliari alla Turchia, a presto, ciao Martina, grazie. Io ti ringrazio tanto per tutti questi complimenti e mi hai fatto quasi scendere una lacrimuccia, perché me lo ricordo bene quel momento a Viareggio. Era un momento difficile per me, ero iniziato da lì il momento buio di Martina De Memme, che però si sta riprendendo alla grande qua giù, e abbiamo fatto questa intervista internazionale, e io da Kayseri, una città turca, e te da Cagliari, e io ti ringrazio davvero tanto per questa intervista,
perché sei l'unico che si è interessato a me in questo momento che io sono lontana dall'Italia. Colgo l'occasione per ringraziare comunque l'esercito che mi dà la possibilità di poter nuotare in un paese extra italiano, un paese comunque molto lontano dalla mentalità italiana. Ringrazio l'esercito, io ringrazio davvero tanto di nuovo anche te, mando un bacio a tutti i seguaci di Swimming Channel, un bacio grandissimo a te, ciao a tutti, grazie, ci sentiamo presto.